Buon pomeriggio, bentornati al nostro giornale. Allora, in apertura alla cronaca, la Polizia Postale di Firenze, dopo un'intensa attività di indagini, ha denunciato una influencer della provincia di Siracusa. Nell'ambito della inchiesta sulla morte di una bambina di 10 anni, il reato è quello di istigazione alla violenza. Tra l'altro, di emulazione era stato immediatamente segnalato e rimosso dalla piattaforma TikTok. Tra l'altro, altra situazione che ha permesso a questa signora o signorina che dir si voglia di ottenere popolarità e l'attenzione di ben 731.000 followers di diversa età. Calano di poco i dati dell'emergenza coronavirus in Puglia. Secondo il bollettino regionale sono stati accertati 1.159 casi rispetto ai 1.233 di mercoledì. La maglia nera continua a rimanere la provincia di Bari con 457 casi. A seguire 234 nel Foggiano, 200 nel Tarantino, 136 nel Salento, 55 nell'Abate e 78 nel Brindisino, per un totale di casi a livello regionale di 45.726. Intanto c'è attesa per il monitoraggio che verrà effettuato dal Comitato Tecnico Scientifico e dall'Istituto Superiore di Sanità. Secondo gli ultimi dati, la circolazione del virus è diminuita e così nel prossimo weekend mezza Italia potrebbe tornare in zona gialla, ma al momento non si sa se potrebbe esserci anche la Puglia. Al momento le regioni interessate sono ben sette, compresa la Lombardia. Per quanto concerne il dato nazionale è in leggera salita, 14.372 rispetto ai 15.204 di mercoledì, con i decessi che rimangono stabili, 492 rispetto ai 467 di 24 ore prima. In attesa del rush finale della prima giornata di consultazioni che vedrà il Movimento 5 Stelle, il centrodestra, salire al Quirinale, Italia Viva conferma il no a Renzi, ma l'alternativa ad una terza persona per l'incarico di formare il nuovo governo. Dunque una gatta da pelare in più per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che adesso dovrà cercare di dipanare le file di una matassa che appare aggrovigliata. Il Partito Democratico ha confermato la fiducia al Premier dimissionario. Dunque, c'è stato da superare questo ostacolo di non poco conto. È possibile che dopo l'ultima giornata di consultazioni, Mattarella, come è capitato in altre occasioni, o decida di parlare alla stampa immediatamente per esporre le sue valutazioni, oppure di farlo dopo qualche giorno di pausa. Pallavolo nel weekend, seconda giornata del campionato di Serie B 1 donne e finalmente per la Fenice Libera Virtus sarà il fine settimana del ritorno in campo. Dopo il rinvio della partita di domenica scorsa contro Castellammare di Stabia per indisponibilità del campo, la formazione ofantina allenata da Marco Brevidi debutterà in casa al Palasport Nanno Di Leo domenica contro la formazione di Isernia, che nel precedente turno di campionato è stata battuta con il punteggio di 3-0. Esattamente dalla formazione di Arzano. Tra l'altro nel weekend saranno due le partite, le possiamo anche vedere con l'aiuto della grafica. Dunque sabato ci sarà la sfida tra Arzano e Castellanagrotte, mentre domenica ci sarà Fenice Libera Virtus contro Isernia. Da ricordare che la partita della Torrese Napoli contro Castellammare di Stabia è stata rinviata dopo che si è saputo che proprio nella squadra di Castellammare di Stabia è scoppiato un focolaio da coronavirus.
E con la pagina sportiva siamo arrivati al termine di questa edizione del 13 di World News 24. Grazie di essere stati in visione ed al nostro ascolto. Prossimo appuntamento con la nostra informazione domani mattina alle 9. Buon proseguimento di giornata a tutti.